Sufyan, a tre partite dalla fine del campionato, l'Ascoli è a un passo dai playoff. Cosa è cambiato secondo te rispetto al sedicesimo posto della passata stagione? Sì, penso che l'anno scorso abbiamo cominciato un po' tutti a gennaio, anche il mister era arrivato da poco. Poi anche quest'anno abbiamo cominciato tutti al ritiro estivo e poi con tutta la squadra abbiamo preso più automatismo, penso, e così abbiamo fatto migliore stagione, penso, quest'anno. Adesso vi aspettano tre partite importanti contro il Cittadella, che fra l'altro nelle ultime 5 stagioni è sempre andato ai playoff, poi la Cremonese capolista e la Ternana. Che fine stagione ti aspetti? Sì, penso che sarà una finale di stagione difficile, però noi, come lo diciamo, giochiamo ogni partita per vincere. Lo sappiamo che Cittadella giocano sempre il posto al playoff, ma noi guardiamo di vincere e giocare con tutti. Quanto è difficile conciliare il Ramadan che stai facendo proprio in queste settimane con la tua professione di calciatore? Che significato ha per te il Ramadan e soprattutto qual è la tua giornata tipo? Sì, il Ramadan per il momento mi va bene, ho già fatto 2 gol quando è iniziato il Ramadan, però il Ramadan io sono abituato, una cosa che lo faccio da tanti anni. E sì, il Ramadan è una cosa importante per la comunità musulmana, uno dei mesi più importanti, poi una cosa si sei abituato lo fa. Penso facile, poi una giornata di Ramadan, tu mangi quando il sole cade, verso le 7:50, le 8, poi puoi mangiare fino alle 5 di mattina, però io provo a dormire fino alle 5, mi sveglio, mangio un po' e poi mi ridormo, e cos'è la giornata di Ramadan. Come riesci a conciliare quindi questo stile di vita con gli allenamenti e la partita? Sì, sono abituato, provo alle 5 di mattina quando mi alzi a bere tanto acqua, anche di fare un piatto specifico e anche prendere delle proteine per stare bene durante l'allenamento e la giornata. Hai assaporato la Serie A con il Parma. Cosa saresti disposto a fare per tornarci con l'Ascoli? Se hai pensato a qualcosa, un voto in particolare? Per il momento non ho pensato ancora cosa fare, però sicuro facevo una cosa bella. Ti taglierai i capelli, magari? Può essere, però non penso perché i capelli sono importanti per me. La lotta per la promozione diretta è apertissima. Avete dei rimpianti e secondo te alla fine chi arriverà primo e secondo? Sì, abbiamo fatto, penso, una bella stagione per il momento. Però i rimpianti penso che l'abbiamo avuto un po' all'inizio stagione, che avevamo un po' di difficoltà di vincere a casa, quello che adesso non c'è più. E Chi pensi che arriverà primo? per me penso che Lecce, poi il secondo posto o il Monza o la Cremonese. Perfetto, grazie. Grazie.